Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white three on my body. Sono pochi isolati. Ah, mi toccherà fare da solo. No, no, è pericoloso. Ammiro l'entusiasmo del dottore, ma a volte rischia di metterlo nei guai. Devo essere lì prima che si faccia male. Scusa il ritardo, io... Wow. Ha iniziato senza di me. La direttrice della commissione sarà qui a momenti. Tranquillo, Parker. È una mia invenzione, direi che posso gestirla. Il dissipatore. Accidenti. Non dovremmo fermarlo? Non ancora. Resista! Dottor Octavius, tutto bene? Un altro imprevisto. Ma ci siamo. Siete feriti? No, ma è tutta colpa mia. Ecco, i livelli di energia hanno superato le previsioni. Per certi aspetti è sicuramente uno sviluppo molto promettente. A giudicare dall'odore non si direbbe affatto. Glielo assicuro, la prossima Cerchiamo fase... Cerchiamo di non correre troppo. Possiamo discuterne da qualche altra parte. Prenditi la giornata libera, Peter. Ma... Ne parliamo dopo. Che disastro. Perché non è intervenuto il dissipatore? Doc mi ha lasciato la giornata libera, ma devo capire cos'è andato storto. Sei in pessima forma, amico mio. Vediamo qual è il tuo problema. Il circuito è bruciato. Accidenti. Se fossi stato presente al collaudo me ne sarei accorto. A posto. Ok, devo deviare il servocomando. Ok, procediamo oltre. E ribilanciare il voltaggio. Finito. Vediamo se funziona. Com'è nuovo? Doc stava collaudando nuovi materiali per le protesi. Mi aveva chiesto di valutare il lavoro. Tanto vale farlo ora. Doc testava un nuovo materiale di contatto per le protesi.
composto di idrogel e polimeri. Resistente, ma dall'impedenza eccessiva. Suggerirò a Doc di cercare di meglio. Ok, devo andarmene prima di peggiorare la situazione di Doc. A quanti incendi siamo arrivati, Octavius? 3? 4? Dimostrano che stiamo compiendo dei progressi. La scienza sorge dalle ceneri del fallimento. Non ho mai visto vacillare l'ottimismo del dottor Octavius. Doc ha compiuto significativi progressi nel corso della sua carriera. Ma la Oscorp gli ha sempre rubato la scena. Stavolta andrà diversa. Sa, giusto ieri abbiamo assistito a un'incredibile reazione a cascata nel ponte limbico. Ci servono risultati, dottore. Non cascate. I risultati arriveranno, mi creda. I nostri studi diventano ogni giorno più promettenti. La reazione a cascata era incredibile. Sono Yuri. Fisk è già arrivato a Riker? Niente Riker. A quanto pare merita un trattamento esclusivo. È nel RAT. Ah, raggiungerà Scorpion, Electro e gli altri. Vi sarà grato. È in buona compagnia. Puoi passare qui al distretto. Ho un problema che richiede esattamente le tue competenze. Per te, Yuri, questo è altro. Arrivo subito. Ora che non fumi più, che scusa usi con i colleghi per salire qui? Che sono stanca di vedere degli idioti. Ti capisco. Allora, perché hai chiamato? Per invitarmi al ballo della polizia? Hai un costume bianco e nero? Niente ballo quest'anno. Abbiamo speso tutto per la sorveglianza Oscorp. Ne è valsa la pena, no? Sì, certo. Fino a un'ora fa. L'intera rete è collassata. Ogni quartiere, ogni torre. Cosa? Dicono che qualcuno abbia sabotato il server centrale. Le torri sono offline. Una talpa? Forse. Indagherò più tardi. Per ora l'importante è riattivare le torri. Subito. E hai chiamato me? Oh, che dolce. Ho chiamato una persona di fiducia. E i segnali sono disturbati. Non sappiamo come fare. Adoro le sfide. Chi rompe paga. Pensavo ti fidassi di me. Vediamo un po' questa torre. I cavi in entrata sono invertiti. Astuto. Abbiamo appena recuperato una torre. Opera tua? Non sono solo carino, eh? Qualunque cosa tu abbia fatto, puoi ripeterla sulle altre torri? Certo, ma per tua informazione, per riparare una torre devo sincronizzarmi al sistema. Ora dispongo di tutti i dati sui crimini della zona. Vedo un'effrazione qui vicino. Bene, ho delle pattuglie in zona. Lascia stare, vado io. Fallo! Guardami le spalle. Dubito che questi tizi abbiano perso le chiavi. Non posso colpirlo! Ma sì, non è poi... Granché! Sentirai molto male! Ok, finito. Grazie mille. Ora visualizzo un'aggressione in quell'area. Sei fortunata, Yuri. In città c'è un detective segnato dalle avversità della vita, ma nobile nell'animo.
Cosa? No, 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 no. Hai promesso che non avresti più. Spider-Cop. Ti prego, no. Quindi sei tu la spia? Lasciami in pace. Sì, è lei. Ho detto di sparire. Lasciatemi stare! Sta zitta, donna! Lasciatela stare! È Spider-Man! Preparati a farti male! Ti spezzo la schiena! Non piangere mentre ti faccio a pezzi! Sta lontano o l'ammazzo! Lasciami andare! Tutto a posto, madame. Sapevo che Jameson si sbagliava sul tuo conto. Sei un po' strano, ma di animo buono. Senti, ce l'hai un posto dove andare? So cavarmela da sola. Non ne dubito. Nel caso, comunque, puoi rivolgerti ad un luogo chiamato Fist. Lo conosco, ma non voglio la carità. Fanno le migliori torte di grano in città, credimi. Mamma le preparava sempre. Non ne assaggio una fetta da tanto tempo. Darò un'occhiata. Grazie, Spider-tipo. Mi chiamo Spider-Man. Da lì potrei avvistare la prossima torre. Dominando dall'alto, Spider-Cop volge lo sguardo all'obiettivo. Un'altra torre di sorveglianza. Ma stai parlando in terza persona? No, certo che no! Il capo sottovalutava Spider-Cop. Quasi lo considerava una mina vagante. Me ne sono già pentita. Potrei modificare queste torri per intercettare altro oltre ai crimini. Bingo. Ora le torri rilevano ogni segnale in radiofrequenza, tra cui uno qui vicino. Cosa sarà? Oh, wow! Uno dei miei vecchi zaini del liceo. Ci avevo nascosto una microspia. Sei ancora lì? C'è una rapina a pochi isolati. Spider-Cop in azione. Metà uomo, metà ragno. 100% poliziotto. La cassa forte! Forza! Ehi, ragazzi! No! Oh! Spider-Man! Spara! Dovreste riservare lo stesso impegno alla ricerca di un lavoro onesto. Ehi, Yuri, sto per riparare l'ultima torre di Chinatown. Sarà Spider-Cop a ripararla, semmai. Ho riflettuto, Yuri.
Garantire l'ordine è un compito da giovani, ma Spider-Cop, beh, ormai non è più un ragazzino. Dimmi che stai per dire quello che penso. Da oggi, Spider-Cop è ufficialmente in pensione. Oh, grazie a Dio, datemi da bere. Berremo tutti insieme stasera, Yuri, brindando all'infaticabile Spider-Cop. Yuri? Yuri, ci sei? Si vede che l'emozione del momento l'ha sopraffatta. Accidenti. Non voglio che la gente faccia foto ai miei tre peli sul petto. Gli strumenti per riparare il costume sono al laboratorio. Chissà se Doc è già andato via.